Caro papà, oggi è la tua festa. Ma come si fa a dire che è solo oggi la tua festa? Come se uno potesse pensare al papà un solo giorno. E invece no. Io a te ci penso tutti i giorni. Precisamente ogni volta che mi metto vicino ai fornelli, che mi hai insegnato tu a cavarmela da solo quando potevo ancora cavarmela con te. Ad accendere la fiamma, a dosarla bene, a sapere quando tenerla alta e quando bassissima, che se sbagli rischi di bruciare o di lasciare crude le cose. E quante ne ho bruciate in questi anni, e quante invece non ne so ancora cuocere. Perché mi hai insegnato che la cucina è un po' come la vita: più ti ci metti e più sbagli e più impari, ma se sbagli devi ricominciare da capo, senza perdere mai la pazienza. E in questi anni ho ricominciato così tante volte che alla fine ho imparato a fare i tuoi piatti migliori: la lasagna, gli spaghetti e i frutti di mare e la pasta e i fagioli. Anzi no, quella la faccio meglio io, papà. Tu la facevi un poco troppo brodosa, te lo devo dire, perché a te piaceva inzupparci le freselle dentro, a me mi piace azzeccosa. Azzeccosa come erano azzeccosi gli abbracci che ti davo mentre giravi lentamente i cucchiai di legno, mentre mi dicevi che cucinare è un po' come mantenere assieme una famiglia, che bisogna creare armonia anche tra gli ingredienti più diversi tra loro, che se li sai dosare bene, pur zucchero e sale si possono trovare nello stesso piatto. E sorrido a pensare a tutte quelle mattinate passate assieme, in cui tu parlavi e io mi incantavo, come mi incanto adesso, vicino ad una pentola fumante, che il vapore mi offusca la vista e mi pare di stare in un sogno, in uno di quelli dove mi porgi un assaggio del tuo nuovo esperimento, che lo soffi prima per evitare che mi scotti, che ti saziavi anche solo a vedermi soddisfatto. Perché la cucina non è di chi la fa, ma di chi la riceve. È una prova d'amore, e anche questo me l'hai insegnato tu. E allora quando io devo dimostrare l'amore per qualcuno, io gli cucino il mio piatto migliore, la pasta e patate, che tu non hai mai provato, perché te ne sei andato prima che la perfezionassi, che l'ho imparata a cucinare quando anche mamma e i miei fratelli hanno iniziato a cimentarsi tra i fornelli. Che la cucina è sopravvivenza, papà, e questo me l'hai insegnato sempre tu, ma questa volta senza dirmelo. E quando devo pensare a te, mi cucino la pasta e fagioli, che io la faccio più buona, è vero, ma quanto vorrei sedermi un'ultima volta a tavola e mangiarmi quella zuppa con te.